La denominazione Sancti Ilari, presente nelle fonti documentarie a partire dal XII secolo, anche se da scavi effettuati se ne può far risalire la costruzione al VII-VIII secolo d.C., è nota con il nome di Sant'Ilario a Portaurea, perché edificata nei pressi dell'Arco di Traiano, divenuto in epoca longobarda una portaurea della città, dopo essere stato incorporato nella nuova cinta muraria. I resti di un ampio complesso edilizio d'età imperiale del II secolo d.C. sono le testimonianze della principale preesistenza archeologica. I vani, finora messi in luce, edificati su un terrapieno artificiale, si articolavano in tre corridoi di comunicazione, probabilmente in origine anche provvisti di scale, disposti attorno ad un'ampia area rettangolare, sulla quale oggi poggia la chiesa. In età tardo-antica, il complesso fu abbandonato e sepolto sotto uno spesso strato di terreno di riporto. Solo una parte degli antichi ambienti fu recuperata e inglobata in nuove strutture murarie e la massiccia costruzione posta sotto l'angolo nord-est della chiesa, vicino all'abside, ne suggerisce quindi una eventuale funzione di carattere militare o comunque difensiva. Lo sviluppo architettonico della chiesa segue geometrie essenziali scandite dall'esterno da sei volumi, abside, aula, tiburi sfalsati, tetti a padiglioni e all'interno da pilastri ed archi che ripartiscono l'aula in due camere leggermente disuguali ed offrono un robusto sostegno a due cupole emisferiche allineate sull'asse longitudinale. La muratura dell'edificio è realizzata in opus incertum, con impiego di materiali di risulta, sia come rinforzi negli angoli, sia con funzione decorativa come è possibile osservare sulla parete meridionale, dove si trova anche un ingresso murato, e nei pressi della porta d'ingresso sulla facciata ovest. Alla chiesa successivamente aggiunto un convento, il monastero di Sant'Ilario, citato in fonti documentari del 1148, eppur non precisandone l'esatta cronologia di fondazione, le indagini archeologiche più recenti hanno posto in luce la quasi totalità degli ambienti monastici. Degne di nota sono le numerose cisterne e i pozzi per la captazione dell'acqua, evidentemente connessi agli usi agricoli. Soprattutto lungo il lato meridionale della chiesa si notano addossate una serie di sepolture che risalgono al XIII-XIV secolo. Fortemente danneggiata dal territorio del 1688, fu sconsacrata prima del 1712 e poi adibita a casa colonica, come risulta da un documento datato 1713.